attore molto impegnato a livello sociale e poi la sua Claudia. Sono collegati con noi da Skype, eccoli qua, ciao, ciao Giorgio. Allora stiamo seguendo in questa lunga diretta tutte le notizie che immagino tu avrai sentito. Fra l'altro prima nella nostra seconda parte abbiamo mandato anche una fiction che tu avevi interpretato con uno dei casi di cronaca, un caso che riguardava violenze sulle donne. Allora Giorgio, come state vivendo questo momento? Siete in casa, credo, a Roma o sei a Bergamo? Perché tu, se no, sbaglio, sei originario di Bergamo? Io sono bergamasco, sono nato a Bergamo, cresciuto a Bergamo fino ai 20 anni. Quindi fortunatamente e sfortunatamente da un altro lato siamo a Roma, siamo ovviamente in casa e ho però non solo moltissimi amici a Bergamo, ma soprattutto mamma e papà che vivono ancora là, quindi sono ovviamente a stretto contatto con loro, sì, più che giornalmente, quasi di ora in ora. La situazione è molto molto preoccupante, è seriamente preoccupante, come già ho visto nei vostri servizi. Nonostante l'impegno dei cittadini stessi, del sindaco Giorgio Gori, che stanno facendo veramente il possibile, nonostante le raccolte fondi che, lasciatemi, consentitemi questo appello ulteriore al CESBI di Bergamo, Onlus, per donare qualcosa ovviamente a favore dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, che è l'ospedale in questione dove tutto sta avvenendo. Fai bene a dare queste informazioni, a fare questi appelli, ti fa onore. Tu hai detto hai la famiglia lì, no? A Bergamo. Per cui sì, ho mamma e papà e innumerevoli amici. E innumerevoli amici. Ecco, hai visto che numeri, no? Che numeri ci sono di contagi e appunto quante vittime ci sono anche nel bergamasco, è considerato uno dei focolai, no? Del coronavirus. Sono scioccato, seguo i numeri, ripeto, ogni giorno. La cosa drammatica e triste, tristissima, che sì, muoiono persone senza avere i propri cari accanto, senza vedere un'ultima volta i propri cari, non possono avere, come dire, la possibilità di vedere, di dare un ultimo saluto, quando questi cadaveri vengono presi dall'ospedale e portati direttamente all'ospedale di Bergamo e cremati o seppelliti così in poche ore. Ho visto la colonna di mezzi che è in dotazione dell'esercito per portare le bare e devo dirti la verità, mi si è stretto il cuore. È una cosa che non riesco proprio a concepire in una città come Bergamo, ma più in generale, più in larga scala, in Italia. È qualcosa che mi sembra veramente fuori da ogni possibile immaginazione. Grazie, grazie Giorgio. Claudia, come sta? Ma io sto bene, tra l'altro mio papà è un infermiere allo Spallanzani di Roma e niente, sembra che invece stiano rispondendo bene qui, escono tanti guariti dall'ospedale, i giovani sono tutti salvi, ovviamente le maggiori problematiche le hanno le persone anziane che hanno già delle patologie pregresse. Stanno lavorando bene, anche lui fa dei turni massacranti, è sempre chiuso là e quindi il consiglio lo hanno già detto in tanti, l'abbiamo detto in ogni modo, ma è quello di stare a casa, che è l'unica cura possibile in L'unica questo momento. cura possibile. Ti ringrazio, vi ringrazio davvero di esservi collegati con noi. Grazie Giorgio Pasotti, Grazie. grazie Claudia. Allora, Grazie a voi. ricordiamo. Permettimi, scusate, vi Dimmi, puoi dimmi permettere, Giorgio. a proposito, è un'altra causa a cui tengo fortemente, ho a cuore, di Carmelo Calì e sua moglie, di cui appunto citavi la fiction fatta su Rai 1, un caso che ancora è rimasto sospeso, Certo. non hanno, come già è stato ampiamente detto, non hanno avuto un risarcimento, che trovo anche questo paradossale, assurdo. Quindi vorrei spendere, come dire, le ultime parole, consentimi, a favore di questa causa. Spero che tutto si rimetta a posto. Sono delle persone che sono dei veri eroi, che hanno veramente fatto qualcosa di incredibile, che io stesso mai nella mia vita avrei immaginato di poter fare. Quindi spero che anche quella cosa, insieme a questo dramma del virus, si risolva quanto prima. Grazie. Grazie, ti ringrazio. Allora, adesso